Personalmente ho dedicato il mio laboratorio storico digitale a un tema di storia del Novecento, la nascita e l'evoluzione del polo industriale di Porto Marghera in provincia di Venezia. È stata un'esperienza per me molto interessante e devo dire che la partecipazione al progetto, secondo me, è stata molto interessante perché presenta dei caratteri veramente innovativi. La piattaforma che è stata creata penso che sia un esempio unico in Italia di spazio digitale all'interno del quale i docenti possono costruire dei materiali, ma soprattutto anche metterli in comune con gli altri docenti. E penso che ci fosse bisogno di uno spazio di questo tipo per la didattica della storia.